La nostra scuola secondaria punta molto sul digitale, infatti gli alunni sono tutti dotati di un iPad personale con i quali seguono le lezioni, svolgono i compiti, gli vengono anche assegnati laboratori da fare a casa, attività laboratoriali in classe e quindi la nostra scuola vuole puntare fortemente sul digitale come dimensione importante all'interno della nostra attività educativa. La dimensione digitale non può certamente restare esclusa in questo periodo di tempo dove a causa del Covid siamo chiamati a svolgere anche una didattica a distanza, quindi con gli alunni, nel nostro caso delle classi seconde e delle classi terze, che ci seguono da casa. Ecco che allora lo strumento digitale diventa fondamentale per poter svolgere appunto le lezioni a distanza e per non perdere quello che è comunque la continuità educativa che l'anno scolastico appunto dovrebbe garantire. Un'altra dimensione molto importante all'interno della nostra scuola è quella dell'educazione civica, che si declina in modo particolare attraverso il nostro sistema delle case, ovvero gli alunni sono divisi in quattro case e questo è importante innanzitutto per una finalità educativa, in quanto gli alunni sono chiamati a collaborare, a darsi una mano e ad aiutarsi anche per raggiungere gli obiettivi che le case si propongono, ma soprattutto anche come appunto dimensione civica, perché attraverso il sistema delle case insegniamo anche agli alunni apprendono quelli che sono un po' i valori fondamentali dello stare insieme, della collaborazione e anche dell'educazione. I nostri alunni arrivano la mattina alle 8:15 e svolgono le 6 unità tempo che appunto contraddistinguono il percorso della mattinata qui a scuola. Si fermano poi per il servizio mensa, la nostra scuola offre quindi anche la possibilità del pranzo, quindi in un servizio mensa, e poi il pomeriggio continua con altre 2 unità tempo dove per esempio il martedì e giovedì sono espressamente dedicati ai compiti. Mentre gli altri giorni, lunedì, mercoledì e venerdì, invece, sono 2 ore normali di lezione. La giornata termina alle 16:30, i ragazzi poi ritornano a casa anche attraverso il servizio pullman che la nostra scuola offre e c'è la possibilità del post-scuola, quindi i ragazzi possono fermarsi dalle 16:30 fino alle 17:30. Quindi la nostra scuola garantisce la copertura durante l'arco del giorno dalle 7:30 fino alle 17:30 la sera.